L'approfondimento del nostro telegiornale è oggi dedicato alle donne, in particolare alle violenze che le donne continuano a subire. E nei nostri studi l'avvocato Alba De Felice, Buongiorno. buongiorno, alla quale abbiamo chiesto di essere qui per commentare insieme quello che è accaduto nelle ultime ore, quello che continua ad accadere nella cronaca quotidiana purtroppo dei nostri giorni. Il riferimento è sicuramente alle donne vittime di situazioni particolari, vittime di violenze, alle donne che non riescono a superare determinate condizioni come quella della separazione dal coniuge. Quest'oggi partiamo in realtà dalla tragedia di Brindisi, dove una bimba di 3 anni ha perso la vita per mano probabilmente di sua madre. Il biglietto emblematico che dice in realtà racchiude in sé il dramma, la tragedia di quello po che poi è accaduto. Vado via portando via con me mia figlia. E la bambina di 3 anni è stata trovata quasi moribonda sul letto della sua casa. La donna invece si è lanciata nel vuoto dal balcone della sua abitazione. Una donna di 32 anni che era separata dal marito, doveva trascorrere la sua prima festività, quella pasquale, lontano da una famiglia in sé per sé, e probabilmente non ce l'ha fatta. Andiamo ad esaminare dunque quello che accade, perché la donna di Brindisi potrebbe essere la donna che vive accanto a noi, la donna della porta accanto, che vive condizioni familiari particolari e che non riesce più a sostenere, che non riesce a sostenere il peso di una vita fatta senza affetti o comunque senza poter far leva sull'amore del compagno o del coniuge. Di questo, ma anche delle violenze sulle donne, parleremo in questo approfondimento con l'avvocato De Felice, che è innanzitutto presidente onorario dell'AMI, l'Associazione Matrimonialisti Italiani. Italiani, Dunque parliamo di questo e poi andremo a vedere anche delle iniziative che avete messo in campo anche a stretto giro. Nei prossimi giorni ci saranno tantissime novità. Avvocato De Felice, secondo lei che cosa è accaduto? Che meccanismo è scattato in questa donna? ecco, io vorrei tanto che questo caso atroce, recentissimo, non venisse archiviato come uno dei tanti gesti di follia, come un momento di raptus. Assolutamente no. Io credo che la disperazione che ha spinto questa donna a compiere questo gesto estremo debba rappresentare anche un monito e un argomento certamente davvero spiacevole per farci riflettere. E vorrei in questo momento riflettere sul ruolo fondamentale che l'avvocato, ovviamente intendo l'avvocato di famiglia, l'avvocato matrimonialista, l'avvocato che segue le separazioni, i divorzi o comunque giudizi che coinvolgono minori, il ruolo fondamentale e centrale, dicevo, che l'avvocato può e deve svolgere. Le cronache ci hanno detto che questa donna si era separata dal marito da pochissimi mesi e che probabilmente questa forse era proprio la prima festa importante che si vedeva costretta a trascorrere da sola così in casa con la sua bambina. È stato un momento di solitudine, un momento di disperazione, un momento in cui forse questa donna ha concretizzato che da quel giorno in poi la sua vita sarebbe stata una vita di solitudine. Noi non lo possiamo sapere, ma c'è un aspetto sul quale abbiamo tutti il dovere di riflettere. Noi, in quanto avvocati, ma anche i magistrati, i giudici per la famiglia, le istituzioni, gli operatori sociali. La separazione in questo momento storico può rappresentare davvero un fenomeno che porta e crea nelle persone dei momenti di disperazione forte, fortissima. E soprattutto è un momento delicato in cui tutti devono intervenire: l'apparato giudiziario, ma l'apparato sociale, l'apparato Stato deve essere vicino a queste persone, perché io da avvocato lo so bene, tutte le donne, ma a volte anche gli uomini che affrontano una separazione, si sentono poi, dopo quel fatidico momento in cui la separazione in qualche modo viene definita, si sentono poi davvero soli, troppo soli con i propri bambini. Questo omicidio-suicidio della provincia di Brindisi certamente ha rappresentato un momento di disperazione di questa donna, però un momento in cui la donna disperata ha voluto portare con sé, via con sé, la sua bambina,
nel biglietto che ha lasciato, vado via e porto con me mia figlia, c'è veramente un messaggio forte, voler far comprendere agli altri come quanto questa donna non si sentisse pronta per affrontare la separazione e soprattutto ritenesse che la sua bambina da sola non poteva rimanere. E allora io dico, se c'è stata una separazione, ci sarà stato sicuramente un apparato giudiziario. Ci saranno stati sicuramente degli avvocati, dei magistrati, degli operatori sociali che hanno seguito il caso e certamente si sarebbe potuto cogliere quel segnale allarmante, individuabile nel momento di abbandono, di depressione di questa donna, perché poi si è detto che era una persona depressa. Una persona depressa dovrebbe avere le cure necessarie, soprattutto quando L'assistenza poi, anche psicologica soprattutto. certamente, L'ordinamento questa non lo prevede, non lo questo va prevede, non detto. può prevederlo, ma tutti noi, avvocati, magistrati, operatori sociali, dobbiamo batterci perché pian piano si consolidi una prassi che prevede accanto alle donne, agli uomini, ai minori coinvolti nel tunnel della conflittualità coniugale, delle separazioni, dei divorzi, è necessario predisporre un supporto psicologico, soprattutto perché io lo dico sempre, il benessere fisico e non soltanto degli attori, dei protagonisti delle separazioni, ma soprattutto dei bambini che poi sono le vittime innocenti sulle quali si ribalta questo momento così tragico. Ecco, il benessere fisico parte innanzitutto dal benessere psicologico e il benessere psicologico è un valore grande, troppo importante per essere tralasciato, anche perché poi in questi casi, e non è certamente il primo omicidio-suicidio, quanti se ne sono verificati? Io ricordo qualche tempo fa un convegno dell'AMI a Roma dove ho partecipato col professore Mastro Nardi, proprio di questo si parlava, della disperazione che coinvolge le donne depresse e soprattutto del loro senso del dovere. Loro non è Certamente non vogliono fare del male alle proprie creature, ma ritengono che l'unico modo per salvare le proprie creature sia quelle di trascinarle dietro con sé, in questo tunnel di Ecco, avvocato, io disperazione. penso che innanzitutto questo sia uno dei mali della nostra società, l'eccessiva solitudine e quel cambiamento di vita rispetto al passato, quando probabilmente anche i problemi venivano condivisi con il vicino, con l'amico, oltre che con il familiare. Oggi tutto questo non avviene, ci si rinchiude nelle proprie case, alla fine i problemi bisogna risolverli da soli. Quindi ecco che la struttura, l'apparato deve intervenire e muoversi. Certo. Abbiamo detto che l'ordinamento non lo prevede, probabilmente si farà qualche passo avanti, si spera anche in questa direzione. Nel frattempo ci possono pensare organismi. A me piace sottolineare il ruolo degli sportelli dell'AMI che dovrebbero andare a coprire quei vuoti, quelle lacune che ci sono nella nostra società. Uno sportello attraverso il quale si può dialogare perché probabilmente queste persone che si trovano in uno stato di debolezza psicologica hanno solo bisogno di raccontare, di raccontarsi, di farsi aiutare su questo fronte. Io colgo l'occasione per dire che voi inaugurerete un altro sportello Sì, nell'Agro Nocerino Sarnese certo. ed è vicinissima la data, quindi ne abbiamo già Sì. parlato anche nel corso dei nostri notiziari, però è davvero una buona notizia, io direi. Sì, noi il 13, sabato 13 di aprile inaugureremo nella città di Roccapiemonte uno sportello dell'AMI, o sportello ovviamente concordato con l'amministrazione comunale ed intitolato ad una persona per me carissima, una socia dell'AMI, una grande psicologa, psicoterapeuta, non solo, ma anche consulente presso il Tribunale di Nocera Inferiore, una donna splendida che ha salvato tanti bambini coinvolti e cointesi nel conflitto coniugale, Rosa Liberti. Abbiamo voluto intitolare questo sportello a lei perché riteniamo che anche in questo caso fosse doveroso diciamo, dedicarlo ad un eroe, un'eroina dei nostri tempi. Già lo sportello dell'AMI avviato qui in Pagani, che sta ricevendo tantissime segnalazioni da parte di donne, soprattutto vittime di violenza, fu intitolato all'epoca al tenente Pittoni, Marco Pittoni. Così come anche lo sportello avviato presso il comune di Sarno, è stato intitolato ad un militare ucciso in Afghanistan. Oggi invece vogliamo ricordare
una donna buona, una donna grande, vicina una donna a questi vicina temi, tra a queste l'altro. Tematiche. L'importanza di questi sportelli è fondamentale perché davvero viene intuita, viene percepita all'esterno come una mano tesa. Abbiamo ritenuto opportuno allargare le tematiche in qualche modo trattate dallo sportello, anche adeguandoci a quelle che sono le trasformazioni dei tempi. Oggi, ad esempio, si parla tantissimo di violenza omofoba, si parla tantissimo di discriminazioni nei confronti dei diversi, ecco perché no, degli omosessuali. E noi intendiamo, come specialisti dell'AMI, dare una mano soprattutto agli adolescenti che oggi sono vittime di queste discriminazioni, perché riteniamo che soltanto attraverso questa forma di disponibilità, attraverso il dialogo, sia possibile far uscire le persone che veramente soffrono, farle uscire all'esterno. E soprattutto vorremmo una volta per tutte lanciare un messaggio forte, fortissimo, per combattere l'omertà. Questo silenzio colpevole da parte di chi, pur intuendo il disagio che molto spesso viene attuato nei confronti di una donna indifesa, nei confronti di un bambino, nei confronti di un adolescente, nei confronti di una vittima fragile, pur intuendo magari non segnala perché non vuole avere fastidio, perché non vuole in qualche modo uscire allo scoperto, perché ovviamente denunciare è scomodo, perché potrebbero esserci delle ritorsioni. E invece no, è necessario che passi il messaggio fondamentale che l'omertà è una forma di silenzio colpevole che rende il soggetto omertoso responsabile quasi quanto il vero carnefice. Tra l'altro vorrei dire che proprio recentissimamente mi sono pervenute molte segnalazioni da parte di donne anche della città di Pagani e di Angri che lamentano forme di violenza, non soltanto violenza fisica, soprattutto violenza psicologica. Io ho potuto individuare, intuire in quelle righe e in quelle telefonate una sofferenza profonda che ha ovviamente una matrice psicologica, ma che essendo attuata tra le pareti domestiche si ricollega moltissimo al mobbing coniugale. Ecco, ne parlavo l'altro giorno con il tenente, sono tantissime le segnalazioni che pervengono in merito allo stalking, poche, rare davvero, quelle che pervengono in merito al mobbing, proprio perché il mobbing è la violenza del durante, mentre invece lo stalking, essendo la violenza del dopo, in qualche modo rende la vittima, che ormai si è liberata, si è allontanata dal suo carnefice, la rende anche più libera nel denunciare. Certo. E quindi io ritengo che parlare di mobbing, come anche di stalking e di femminicidio, oggi soprattutto all'indomani della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, sia veramente importante, perché deve passare il progetto che vede il femminicidio, ossia la violenza domestica e la violenza di genere, come un reato contro l'umanità, da punire davvero con il carcere a vita, quindi con l'ergastolo. E spero che il nostro Parlamento, non appena si chiariscono un po' tutte le idee, possa dare un segnale importante e varare finalmente questa legge contro il femminicidio. Ecco, avvocato, perché si ha l'impressione di assistere a un crescendo di fenomeni di violenza di uomini sulle donne, di compagni sulle conviventi, di mariti sulle mogli? L'impressione è che insomma, le cronache sono piene, se ne parla di più oggi per un fenomeno che è sempre accaduto, oggi sono in aumento esponenziale.